partire dal fumetto di Luca Enoch e Stefano Vietti. Sì, è stata comunque una sfida, anche perché è la prima produzione animata che parte da una property di Bonelli. È stata una sfida fino a un certo punto, perché in realtà non è una copia del fumetto. In realtà Luca Enoch e Stefano Vietti hanno praticamente ricreato un universo partendo da quei personaggi, dal loro universo, ma declinandolo in un periodo storico diverso, con personaggi che hanno un'età diversa. Quindi in qualche modo ci sono delle attinenze col mondo di Dragonero, ma è anche una vita parallela che si stacca da quel mondo. Beh, innanzitutto questa operazione che sta facendo la Bonelli è sicuramente un'operazione importante. Gli americani ce l'hanno insegnato, la Marvel, la DC, con i loro personaggi, le loro storie, sono passati al cinema con notevole successo, quindi sicuramente le produzioni che spero andranno oltre Dragonero e Dampir, che è l'altra produzione che sta uscendo con Bonelli al cinema, facciano da apripista a quello che è il mondo bonelliano, perché ha tantissimi personaggi e tantissime storie interessanti e potenti da raccontare. Sono un vecchio animatore, quindi tutte le rassegne che partono dall'animazione, come La città incantata, che ho seguito anche quando stava in paesaggi diversi da questo, o anche altre rassegne, secondo me sono molto importanti, cioè avvicinare i ragazzi sia al cinema che all'animazione, e fargli capire che è un mestiere importante che può aprire sbocchi interessanti nel mondo del lavoro. Secondo me queste rassegne sono importanti perché in qualche modo mettono un riflettore su un ambiente che forse, rispetto anche ad altri paesi, deve ancora esplodere in maniera convincente.